Il 13 ottobre 1307 i soldati di Filippo IV di Francia assaltano la precettoria templare con lo scopo di catturare il gran maestro dei templari, Jacques de Molay. I cavalieri presenti all'interno della città vengono completamente sconfitti. Durante l'assedio, un templare, Ugo de Termigny, nasconde il Codex Pater Intellectus e una spada, simbolo dell'ordine. Sempre il 13 ottobre 1307, il templare esiliato Esquy de Floyrac bussa ai cancelli della Torre del Tempio. Correva l'anno del Signore 1307, presso la cittadina di Fontainebleau. Un giorno, mentre il grande maestro templare Jacques de Molay stava pregando in precettoria, una sinistra figura si presentò all'ingresso. Chi va? Amico del Tempio. Floriac, il messaggio del consiglio era chiaro. Non sei benvenuto. Devo vedere il Gran Maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno, forse. Floyrac, faccio un mandato di Re Filippo il Bello in persona. Filippo dissente. Traditore, perché non stai marcendo in una cella? Io non capisco. Mi ha la guardia alle spalle non appena esce dalla porta. La guardia crolla a terra e muore. A quel punto, Floyrac, con alcuni soldati fiamminghi, penetra nell'edificio. Siamo stati traditi! State in pugni, amici! Difendiamo il tempio! Due, sentendo entrare Esquy de Floyrac, si preparano al peggio. Certo, avremo la peggio, ma se ti sbrighi, salveremo l'ordine. Cosa devo fare? Va alla torre, prendi la spada, simbolo del nostro ordine, il sacro codex, Pater Interlectus. Non devono finire in mano al re. Gran maestro, io non... Va! Mentre De Molay si arrende al De Floyrac, Ugo si reca alla Torre del Tempio per compiere il suo atto di fedeltà all'ordine. Il templare riesce a raggiungere la torre della precettoria dove trova ciò che cercava. Nelle mie mani ho il testamento del mio maestro, sigillo di ciò in cui più crediamo. Recuperato anche il sacro libro dei Templari, il cavaliere lo nasconde nella cripta del suo ordine, presente sotto le catacombe della città. Una volta uscito, vede i soldati fiamminghi che scortano De Molay fuori dalla città. Jacques de Molay e il suo confratello Geoffrey de Charny vengono bruciati vivi. Prima di essere divorato dalle fiamme del rogo, il Gran Maestro manda un appello a Clemente V e al Re Filippo. Pagamente, entro la fine dell'anno risponderai dei tuoi crimini davanti a Dio. E tu, Re Filippo, non esiste punizione commensurata al male causato al Tempio. Maledico! Maledico i tuoi figli per 13 generazioni e tu sei dannato! Jacques de Molay muore arso dalle fiamme. Con lui è segnata la fine della figura pubblica dei Templari, ma qualcuno farà in modo che la profezia di Molay si avveri. Sono passati alcuni mesi dalla morte di Jacques de Molay. Nella stanza del re, Luigi X parla amorevolmente con la sua serva.
Buonasera, madonna. Buonasera. Già da molto, madonna, vi aspettavo. Voi lo sapevate e vi chiamavo. Ed io da molto ascolto il vostro richiamo, tant'è che ormai ho ceduto alle vostre seduzioni. Senza risponder mai, né farmi cenno di aver udito. Ma che importa, oramai siete arrivata. Non volete sedere? No, il cammino per giungersi in qui mi è stato lieve. Pensavo a voi che aspettavate. E poi, forse, non mi potrò fermare a lungo. Nostro figlio reclama le sue attenzioni. Tuttavia mi piacete e cercherò di proteggere voi e quel figlio che è frutto del nostro amore. Io sono sempre stata vostra. Farò quanto mi ordinerete finché avrò un soffio di vita. Ma dovete promettermi che quel dono che il nostro amore ci ha elargito sarà da voi sempre protetto, seppur celato. Ma nel silenzio di quegli incontri clandestini, qualcuno si è accorto di quel segreto malcelato che ha ormai dato i suoi frutti, sempre più visibili. Nel novembre del 1314, il re Filippo IV, durante una battuta di caccia, ha un malore. È grave. La regina presto convoca il fidato medico Arnaldo da Villanova e la sua assistente, Beatrice de Petrée. Nel novembre del 1314, il re Filippo IV, durante una battuta di caccia ha un malore. È grave. La regina presto convoca il fidato medico Arnaldo da Villanova e la sua assistente, Beatrice de Petrée. Nonostante le cure prodigate, il re muore il 29 novembre del 1314. Il mio amato consorte era in ottima salute. Non è possibile che sia accaduto ciò. Sua maestà è morto a causa di un ictus, dai sintomi che ho riscontrato, sicuramente provocato dalla pressione alta. Forse stava curando qualche disturbo particolare? Aveva solo un semplice raffreddore che stava curando da un po' di tempo con alcuni infusi preparati dalla nostra serva. Le cure per un semplice raffreddore non possono portare alla morte. Strano. La regina non si dà pace. Dovete assolutamente capire cos'è accaduto al mio consorte. Non posso rassegnarmi ad una morte così inaspettata. Sua maestà, vedremo di indagare. Stia tranquilla. Intanto l'assistente. Guardi, maestro, cosa ho trovato nascosti dietro alla tenda. La cosa mi insospettisce. Vorrei subito analizzarli. Andate, presto! Dopo le analisi. Cosa hai scoperto? Delle cose molto interessanti. Insieme alla malva necessaria per curare il raffreddore, ho trovato tracce di colchicum, cicuta e seme di ricino. Una mistura sicuramente adatta a curare il suo disturbo, ma se assunta per un tempo prolungato può causare gravi danni e certamente anche la morte. È chiaro che la serva lo ha avvelenato. Sicuramente è stata la sua mano. Ma perché? Chi sarà alla mente di un simile progetto? Dovremo indagare e scoprire chi sta dietro a questo misfatto. Terrò d'occhio la serva per scoprire qualcosa. Beatrice si impegna molto per raccogliere indizi, quindi controlla la serva. Spesso la vede in compagnia del re Luigi X e sta ad origliare i loro discorsi.
La segue nelle sue faccende in giro per il villaggio. Spesso si reca alla precettoria. Dove incontra il monaco ex templare Ugo de Termigny. Che interessante scoperta! Immediatamente corre a perlustrare la sua stanza. Ecco le prove che cercavo, ma ancora non mi è chiaro. Proverò a mettere alle corde la serva per farle confessare le sue colpe. Beatrice aspetta che la serva rientri nella sua stanza, dove la sta aspettando pazientemente. Oh, buonasera, Beatrice. Non pensavo di trovarvi qui nella mia stanza. Come ben sai, sto indagando per conto della regina sulla misteriosa morte del sire. E nutro forti dubbi sul tuo ruolo in tutto ciò. Ma io non ho fatto nulla, non ho alcuna colpa. Inutile che tu menta ancora. Ti ho seguito. Ti ho ascoltato negli incontri fugaci col re Luigi X e con Ugo de Termigny. Ho trovato tra le tue pozioni tracce dello stesso veleno rinvenuto nelle coppe del re. Ma una cosa non riesco ancora a capire. Perché tu abbia compiuto un gesto così scellerato? Allora, quelle parole che ho ascoltato. Nella precettoria, Termigny, saputo del figlio illegittimo di Luigi X, convoca la serva. Il Signore vi ha elargito i suoi doni a piene mani. Siete bella e astuta. Voi mi lusingate. Posso chiedervi perché mi avete convocata qui? Se voi non mi aiutate, non potrò esaudire un cocente desiderio con le mie sole forze. Se con le vostre sole forze non riuscirete, cavaliere, io certo non vi potrò aiutare. Mi attirate e mi respingete, mi guardate con dolcezza, eppure mi vedete nel bisogno che ho di voi. L'amore. Bisogna conquistarlo. L'amore, cavaliere, è il dono che ha più caro prezzo. Conosco i vari modi di amare, ma quel che per ora mi preme di più è l'amore fraterno per il mio maestro, ucciso in modo orribile al tramontar del sole nella piazza del villaggio, come tanti altri miei confratelli. Come parlate bene, cavaliere. Nelle vostre parole scorgo tanta rabbia e sofferenza. Come posso aiutarvi? Ci conosciamo da un po' e so benissimo che anche se mi frequentate, frequentate anche Luigi. Luigi X, il re, ma non è tutto. Conosco anche il segreto che vi lega. Voi siete un angelo arrivato a proposito sulla mia strada. Come già sapete, il re Filippo IV è caduto rovinosamente da cavallo e adesso giace sul letto in preda ad atroci dolori senza riprendere conoscenza. E allora, che giustizia sia fatta e la volontà del Signore si compia nell'ultimo respiro del re. Ma io non posso. Cosa mai mi state chiedendo? È il mio re. Io mi prendo cura di lui e delle sue sofferenze. Non potrei mai. Voi potete e lo farete, mio dolce angelo. Ricordate quale delicato segreto custodisco. In cambio vi assicuro che proteggerò voi e vostro figlio da occhi indiscreti. Seguitemi nel mio giardino, vi darò ciò che occorre per lenire i dolori del vostro re per sempre. Si recano nel giardino della precettoria e Termigny offre alla serva tutti gli ingredienti per realizzare il suo piano. Seguirete attentamente le mie istruzioni. Al mattino vi darete un infuso, che avrete tenuto in infusione per tutta la notte, con foglie di salvia, semi di ricino e fiori di colchium, addolcite con del miele. La sera, per favorire il riposo del re, una tisana di ginseng, frutti verdi di cicuta addolcita con citronella. Nessuno si accorgerà di nulla, se sarete accorta nel prepararle.
Adesso andate e curate il vostro re, ma badate bene a seguire ciò che ho detto affinché il suo sonno si trasformi in una silente morte. Quello che mi state chiedendo è grave e rischioso. Ma se mi promettete di prendervi cura di me e del mio amato figlio, cercherò di fare il possibile. Sarò molto generoso con voi, più di quanto crediate. Che Dio mi aiuti a rendere giustizia per le malefatte del re e che mi protegga dalla sua ira. Finalmente hanno un senso quelle parole che ho ascoltato tra te e Ugo de Terminy. È tutto chiaro ora. La serva si siede disperata e scoppia in un pianto a dirotto. Sono felice che mi abbiate scoperta. Non potevo vivere ancora per morto con una colpa così grande. Non volevo ucciderlo, sarebbe morto comunque. Ho solo alleviato le sue sofferenze e accelerato i tempi. Ma ancora mi manca un tassello. Perché? Perché ho amato e tuttora amo un uomo che non mi è permesso di amare e da cui ho avuto un figlio. Un segreto custodito gelosamente da tutti, ma che per mia disgrazia è noto a Ugo de Termigny, cavaliere templare ancora oggi fedele al suo gran maestro Jacques de Molay, ucciso barbaramente dal sire Filippo IV. Lui ha giurato vendetta davanti al rogo del suo maestro. Lui ha scoperto il figlio segreto frutto del mio amore con Luigi X. Lui mi ha obbligato ad avvelenare dose dopo dose, giorno dopo giorno, il re morente, per far sì che giustizia fosse fatta e la profezia dell'ultimo dei Templari si avverasse. In cambio mi aveva assicurato discrezione e protezione per me e mio figlio. Cos'altro avrei potuto fare? Non so cosa dirvi. Adesso tutto è compiuto. I dubbi della regina erano davvero fondati. Preparatevi a pagare le vostre colpe davanti agli uomini, ma soprattutto davanti al Signore.